Il vecchio TAR. Vediamo prima di tutto le cose importanti da ricordare in questo brano. Allora, vedo che all'inizio del pentagramma, sia per la destra che per la sinistra, io ho tre diesis. Questi tre diesis sono il Fa, il Do e il Sol. Quindi mi dovrò ricordare, man mano che suono questo brano, che ogni volta che trovo il Fa, il Do e il Sol, dovrò suonarli diesis e quindi sul tasto nero a destra e non sul tasto bianco. Fa, Do, Sol. Poi vedo un'altra cosa abbastanza rara. La mano sinistra ha sul suo pentagramma all'inizio la chiave di violino. Cosa vuol dire? Vuol dire che la mano sinistra invade un po' il campo, la metà di tastiera della mano destra. E quindi le note sono più facili da riconoscere in questo caso se vengono scritte direttamente con la chiave di violino. Quindi questo è un Do, Re, Do, Do, Re, Do e vediamo che poi a un certo punto torna la chiave di basso. Quindi vuol dire che in questo punto la mano sinistra ritorna a casa sua, nella sua metà. E leggiamo le note di nuovo come siamo abituati per la sinistra, con la chiave di basso, la, si, do, re, mi. Nel suonare quindi queste note, mi devo ricordare che la sinistra parte nella metà che normalmente appartiene alla mano destra e che poi ritorna nel suo posto e i do che io trovo devo suonarli diesis sul tasto nero. Do, re, do, do, re, do. La mano si sposta. Ecco fatto. Quindi, in questo primo rigo abbiamo tre battute con la chiave di violino e una battuta con la chiave di basso. Qua, nuovamente, io ho scritto la chiave di violino perché mi viene preannunciato, il libro mi sta dicendo, guarda, te lo dico prima, perché non sia una sorpresa, quando vai al rigo nuovo trovi ancora la chiave di violino. Allora, la cosa buona è che il primo, il secondo e anche il quarto rigo sono perfettamente uguali. Quindi, una volta che abbiamo imparato a suonare il primo rigo, in pratica ne sappiamo già suonare 3 su 4. E questa è una cosa positiva. Per la mano destra non ci sono grosse difficoltà. Mi, la, fa, la, e quindi il fa è diesis. In questa battuta si ripete mi, la, fa, la. E poi una piccola scala. Mi, la, sol, fa, mi, re, do, si, do, la, la. Quindi. Allora, la mano sinistra è spostata verso destra. La mano destra ovviamente è ancora più spostata, infatti vediamo come sono scritte in alto queste note. Se io suono insieme le due mani per il primo rigo, devo ricordarmi che le note della destra sono abbastanza veloci, infatti hanno due barrette. Queste due barrette che uniscono questi gruppi di quattro note vuol dire che quattro di queste note vanno nel tempo di una sola delle note della mano sinistra. Anche queste quattro vanno nel tempo di una sola di queste note della mano sinistra. Cioè, mentre la sinistra suona una sola nota, la destra ne deve suonare quattro. Qui ne suona una e qui ne suona quattro. Qui la mano sinistra suona note un pochino più veloci, quindi due note contro quattro. Ma è più facile a vedere che non a spiegare. Quindi
Cosa ha fatto la mano sinistra? Ha approfittato di questa pausa, di questo silenzio che non doveva suonare, per spostarsi e essere già pronta a partire con il suo La Si Do Re Mi quando la mano destra è arrivata sul suo Do. Se noi aspettiamo proprio l'ultimo istante per spostare la mano, probabilmente la mano sinistra arriverà un po' in ritardo e la mano destra sarà costretta a fermarsi per aspettare che la mano sinistra sia pronta. E invece la mano sinistra approfitta di questo momento in cui non deve suonare, non deve fare niente e si sposta. Io qui ho questa piccola scala, mi sono ricordato che il Sol, il Fa e il Do sono diesis, li ho suonati sui tasti neri, mentre la mano destra faceva questa piccola scala, la sinistra si è spostata. Allora, suono di nuovo da capo le due mani e stavolta faccio il primo e il secondo rigo e vedremo che comunque sono perfettamente uguali l'uno all'altro. Bene, la prima metà di questa piccola canzone è questa. Nel terzo rigo abbiamo un'altra piccola facilitazione, cioè le prime due battute, destra e sinistra, sono perfettamente uguali alle due successive. Quindi, mano destra. Si mi, do mi, si. Qualche pausa e nuovamente la stessa frase, cioè. Pausa e di nuovo. Fine di questo rigo. Vediamo che le note sono scritte un pochino più in basso rispetto ai righi di sopra, quindi la mano che prima stava in questa posizione si è spostata verso sinistra. La mano sinistra ha di nuovo un po' di chiave di violino e un po' di chiave di basso. La chiave di basso stavolta per una nota soltanto, per un mi. La mano sinistra suona sol diesis, la, sol mi. Mi. Questi due mi, anche se sono scritti in modo, diciamo, questo è più in basso e questo è più in alto, dobbiamo comunque tenere presente che è la chiave di basso. Quindi questo mi sarà più a sinistra rispetto a quest'altro. Sol, la, sol, mi. Allora, qui lo spartito mi dice: suona il Sol diesis con il dito numero 2 e il Mi con il pollice. Cioè mi suggerisce di fare questo spostamento. Suonando il Mi con il pollice, la mia mano in maniera così naturale è già più vicina a questo Mi che deve fare, che è molto a sinistra. Quindi posso usare questa soluzione. Oppure, se preferisco non passare sotto con il pollice, vuol dire che suonerò il Mi con un altro dito e comunque la mano dovrà fare un salto per arrivare su questa nota così in basso. Anche per la mano sinistra, due battute si ripetono esattamente uguali. Ah, e già che ci siamo, possiamo suonare anche le ultime quattro battute, cioè l'ultimo rigo, che sono uguali alla prima e seconda, primo e secondo rigo.
questo è tutto. Suono ancora una volta dall'inizio alla fine tutti e quattro i righi con le due mani.